Aprirà il prossimo dicembre il MIAC, il nuovo museo italiano dell'audiovisivo e del cinema, dentro gli studi di Cinecittà. Non ci sono memorabilia, costumi e oggetti di scena che sono già presenti in un altro spazio espositivo, Cinecittà si mostra. Questo è un museo immersivo, emozionale, con sale immerse nel buio dove scorrono film e filmati d'archivio. Documenti, fotografie, interviste, grafiche, non solo di cinema ma anche di TV, e dove trovano spazio la tecnologia digitale, la realtà virtuale, i videogiochi. L'arte delle immagini in movimento viene raccontata attraverso aree tematiche e altrettante sale, da quella dedicata a attori e attrici a quella della storia, del potere e del futuro, un'esperienza multimediale che permetterà allo spettatore di seguire il racconto di 120 anni di storia italiana attraverso immagini, luci e suoni. Dagli archivi di Istituto Luce Cinecittà, Rai Tech e Centro Sperimentale arrivano le immagini che verranno aggiornate, cambiate e rinnovate nel tempo, mentre nel corso del prossimo anno verrà aperto uno spazio per le mostre temporanee e lo spazio lettura Tullio Kezic, con 7.000 volumi provenienti dalla biblioteca personale del grande critico cinematografico. Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha detto: importante per chi verrà, che vivrà in un modo diverso l'emozione del cinema e delle immagini, è un luogo attorno al quale si possono costruire molte cose, sugli archivi, sul patrimonio che già c'è, e iniziative di studio, di ricerca, di formazione.